Anima tagliata, creature perse, sperdute nel vuoto, annullate. D'accordo col Papa? Sì, purtroppo, evidentemente. Poi, insomma, processo che è andato avanti così a lungo, quasi 7 anni, con vessazioni continue, insomma, una cosa... Vedete, guardate, queste sono le carte della memoria, sono state dipinte da Walter Patriarca. Questo è Giordano Bruno, che le ha concepite. Sapete a cosa servivano, no? Come carte? Sono carte perché abbiamo potuto realizzarle. È l'unica volta che sono state dipinte, perché non furono mai realizzate. Lui ipotizza tutto questo nel De Umbris Idearum, che è un'opera scritta nel 1582. Sapete a cosa servivano questi disegni, qualora fossero stati realizzati? A che cosa sarebbero serviti? Sarebbero serviti? Che cosa ci avrebbero dato? Sono simboli potentissimi che appartengono a una tradizione ermetica. Secondo Bruno, che poi adesso abbiamo scoperto che è reale, queste immagini, sono immagini dal profondo, quando le si osservi, mettono nella persona o nelle persone che le osservano un grande desiderio interiore di pace. L'ipotesi che lui fece con il re di Francia è di tutte queste disegni di metterle in una sala e poi di invitare protestanti e cattolici, senza dir loro nulla, solo per il fatto che entravano in questa sala con questi dipinti, loro avrebbero potuto modificare il loro atteggiamento così oltranzista in uno più blando. Ma questo non fu possibile realizzarlo. La persecuzione avanzava, i tempi erano oscuri e Giordano Bruno dovette andare in Inghilterra, dove conobbe Elisabetta e dove conobbe Shakespeare. Ci sono le prove, pene d'amor perdute. Il protagonista è Giordano Bruno, ormai questo l'hanno assodato, è comprovato ormai, e lui era un mago. Va bene, Giordano Bruno. Il film del 1973 di Giuliano Montaldo, Giordano Bruno, appunto, con Gian Maria Volonté e Renato Scarpa, che racconta gli ultimi 8 anni della vita di Giordano Bruno, dal 1592 al 1600, proprio gli ultimi anni, prima a Venezia con le sue idee sull'uomo e sul cosmo e dopo a Roma, dove l'Inquisizione pontificia lo punisce con la prigionia, la tortura e infine con il rogo. Vediamone insieme una scena. La commissione nominata da questo tribunale ha terminato con attenta cura l'esame degli scritti di Bruno e la rilettura di tutti i verbali di interrogatorio. Col permesso di Sua Santità, chiedo che si dia lettura delle conclusioni a cui essa è giunta. Propongo che sia data la parola a Giordano Bruno, nel caso abbia da fare dichiarazioni di principio. Noi vogliamo la morte del peccato, non quella del peccatore. Abbiamo pertanto concluso di lasciar cadere numerose accuse e di riassumere tutte le altre in 8 proposizioni, che riteniamo senz'altro di natura eretica. Hai scritto contro il Papa e la Chiesa Cattolica. Hai messo in dubbio la verginità di Maria. Hai negato la transustanziazione della carne. Hai affermato che Cristo non era figlio di Dio ma soltanto un mago. Hai sostenuto l'esistenza di mondi innumerevoli ed eterni e che la terra gira attorno al sole. Hai detto di credere nella reincarnazione e non nell'inferno. Hai affermato che perfino i diavoli si salveranno. Hai detto che la magia è lecita e che anche gli apostoli e i profeti erano dei maghi. Queste sono le stesse proposizioni da te già abiurate davanti all'Inquisizione veneziana e sulle quali noi ora ti invitiamo a pronunciare una solenne e pubblica ritrattazione nella chiesa di Santa Maria della Minerva. Non è necessario che decidi subito. Ti sono concessi 40 giorni per riflettere. Che Iddio ti illumini. Vediamo un po', Giordano Bruno, nel film. È nel film, no? Questo brano viene citato nel film. Sì. Io ho ritengo che le anime siano immortali. I cattolici insegnano che non passano da un corpo in un altro, ma vanno in paradiso, nel purgatorio o nell'inferno. Ma io ho ragionato profondamente e parlando da filosofo, pensate com'era modesto, quindi amico della sapienza, e parlando da filosofo,
poiché l'anima non si trova senza corpo e tuttavia non è corpo, può essere in un corpo o in un altro, o passare da un corpo all'altro. Questo, se anche può non essere vero, è almeno verosimile, secondo l'opinione di Pitagora e quindi di Platone. E va bene, e per questo morì, per queste cose, e soprattutto per aver cercato di pacificare gli animi di tutti. Vorrei per favore che voi vi esprimeste. Ma c'era una frase poi sua che è terrificante dalla potenza, dalla modernità, come coniuga molti mondi. Dice: non v'è cagion di cercare la divinità rimossa da te, perché lei è dentro di te quanto neppur tu sei dentro te stesso. Lui già presuppone il percorso di individuazione, la consapevolezza dell'uomo, la divinità dell'uomo, la divinità che in ogni cosa. Questa frase credo che sia, ed è una poi dei cardini su cui imbastirono, perché smantellava buona parte dell'edificio teoretico su cui si basava la Chiesa di allora. Di allora, va detto. Oggi io veramente sono convinto che Giordano Bruno non sarebbe stato condannato. No, assolutamente. No. Con questo Papa, col Papa di prima, non credo. È una mia opinione, non so altro. Ma anzi, sono certo che sarebbe stato preso probabilmente come consigliere diretto. Mi vorrei qualche emozione su Giordano Bruno, per gentilezza. Raul, che cosa ti dice Giordano Bruno, tu che fai il medico in realtà? Ma cosa mi dice? Fondamentalmente mi dà il senso dell'amore. Chi fa medicina fa salute. Di solito non si insegna, questa è una cosa che chi fa medicina apprende col tempo, cioè il senso del soccorso. E il senso del soccorso è solo coniugato con il senso dell'amore. Stiamo parlando di Giordano Bruno, della filosofia ermetica, stiamo parlando di questo. È importantissimo perché qui recuperiamo il concetto di magia, che non è quello che noi... La magia è l'emersione a livello cosciente dei simboli del profondo, questo è il mondo magico. Ed è un mondo che permette il rispetto di tutte le creature viventi e anche non viventi. Vincenzo, poi Carlo. Facciamo un giro, dai. Un giro, ognuno... Volevo semplicemente portare un piccolo esempio. Siccome tu dici esempi, emozioni, eccetera, sono d'accordissimo perché sennò diventano appunto le spiegazioni che riducono. Ieri ero a casa di amici, un casale vicino il mio, vicino al fuoco. Il mio amico dice: certo, sono 3 giorni che piove, sto davanti al fuoco e non mi stanco. È come stare davanti alla televisione, mi dice. Dopodiché, più tardi, si va a fare una passeggiata. Ci si ferma in un vecchio villaggio abbandonato. Sono un po' lungo, però è importante. Fuori faceva freddo e dentro c'era una stalla abbandonata, era caldo. Cominciamo a parlare, allora io comincio a parlare del discorso del fuoco. Perché precedentemente lui mi parlava del suo sforzo, perché è un creativo, nel senso che lavora nel cinema, eccetera. E io avevo detto: c'è un problema che noi dobbiamo sciogliere sempre, quello che noi esistiamo immersi in infinite possibilità, infiniti mondi, e infinite realtà, infinite dimensioni, ma tendiamo a ridurre tutto a un'unica dimensione, che è quella, diciamo, in cui ci riconosciamo, tra virgolette, ma tarpando lo sguardo e le ali di qualsiasi altra dimensione. Allora gli ho detto: per esempio oggi tu hai detto il cammino è come stare di fronte alla televisione. Ho detto questo perché riduci tutto, perché tu sei l'unico soggetto, credi, ti poni come unico soggetto. Ma io ti dico che se il camino per me, per esempio, è un soggetto, ha una qualità. La televisione è un soggetto, c'ha un'altra qualità. Allora io stabilisco una relazione fra soggetti, non riduco tutto ai miei termini, e allora forse posso scoprire che il camino è diverso dalla televisione. Perché, per esempio, io gli ho detto la mia, perché il camino mantiene la giusta distanza e non mi invade, non mi intossica. La televisione è un soggetto che ancora non è capace di rispetto. Quindi, e così via. Giordano Bruno saprebbe bene cos'è il cammino. Vuoi dire questo? Esatto. E Giordano Bruno è un grande esempio, Andrea, di questa libertà. Di... Andrea? Sì, io penso proprio che sia un discorso di libertà, cioè di libertà delle idee contro chi vuole il dogma per il potere. Cioè il dogma viene qui inteso secondo me come simbolo di potere
al di là di quello che dice, al di là di quello che c'è scritto, che c'è un minimo comune denominatore in tutte le cose che vengono chieste, per esempio in quel filmato a Giordano Bruno, viene chiesto di adottare un punto di vista che è contro tutte le evidenze. E non credo che per Giordano Bruno sia difficile questo, perché sono tanti i punti di vista che lui adotta che sono contro le evidenze, ma è il fatto che qualcuno lo voglia imporre. Pensieri? Riflessioni? Beh, certo, un rivoluzionario come lui non poteva stare bene in quell'epoca, è normale che l'abbiano... Che è una cosa incredibile, perché lui era convinto, ed è vero, di essere un uomo del passato. Non l'ha mai pensato di essere un uomo del futuro, ma solo del passato, semplicemente perché sapeva benissimo che noi siamo soltanto memoria. Cos'è? Conoscere, ricordare.